Fine primo tempo, borderline contro Pepe Bianco, risultato di 2-0 per i borderline. Scambiamo una battuta. Giocatori del Pepe Bianco. Cognome? Cognome a volo? No, no, poi faccio. Vai, andiamo con lui. Dai, ragazzi, una battuta a volo. 2-0 il primo tempo, però la squadra sta giocando. E diciamo, il primo tempo stanno giocando un po' male. Però le occasioni ci sono state, anche un po' di sfortuna. Diciamo. Cosa bisogna fare per recuperare questa gara? Si deve mantenere la difesa, perché il nostro numero 8... Non c'è questa sera. Non c'è questa sera. In attacco, per fare gol? Insomma, Capasso sta giocando bene, però non vede la porta. Va bene, in bocca al lupo per il secondo tempo. Cambiamo una battuta adesso. Tu Luca e... Con... Guida, oggi sostituisci Mirone, te la stai cavando alla grandissima, anche se è stato impegnato 2-3 volte e hai risposto presente. Io lo faccio per Checco, per dargli un degno sostituto, sempre amicizia prima di tutto. E sicuramente lo stai sostituendo alla grande, in bocca al lupo per il secondo tempo. Ciao. Siamo nel prossimo partito del match borderline Pepe Bianco, gara terminata 5-1 a favore dei ragazzi in maglia gialla. Siamo con il migliore in campo Migliaccio e con il portiere degli avversari Cacace. Parliamo prima con te, è stata una partita, buonasera, che vi ha visto un po' sottotono, un peccato, venivate da due vittorie consecutive stasera. Sì, comunque ci sono state alcune assenze di persone in squadra. Abbiamo giocato un'ottima partita, come sempre. I ragazzi avanti ci hanno messo il massimo delle forze. Una partita dura, sono stati più bravi loro, sì. Il risultato ne ha parlato. Niente. Poi si vedrà a passare delle giornate. Forse solo Capasso ha dato quel qualcosa in più, gli altri suoi compagni oggi erano un po'. Sì, un po' scarichi, diciamo così. Scarichi. Però ci hanno messo del loro meglio per giocare questa partita. Mi sembra il merito va a casa. Va bene. Comunque diciamo una sconfitta ci può stare dopo, sì, vabbè, tre partite. Due partite, questo è il campionato. Questo è il campionato. Per fare un augurio per le prossime partite. Sì, ce la metteremo tutta andiamo avanti con questo campionato. Chi ha dura la vince. Va bene. Salutiamo il porterone dei Pepe Bianco. Adesso parliamo con Mauro. No, lo devo fare in diretta, dai. Vai. La medaglia è lui, perché era quella della settimana scorsa, perciò. Ah, ecco, non è per. Perciò, grazie, sai, i debiti si pagano, come si dice, ok. Vai, continua Michele, vai. Grande partita da parte tua, hai sbloccato la partita 2-0, una taglia anche poi con sì, abbiamo giocato bene, è stata all'inizio facilitata da due gol subito, velocissimi. E loro comunque, gli avversari erano abbastanza bravi, ci hanno dato comunque del filo da torcere, anche se il risultato dice 5-0, abbiamo 5-1, scusa, abbiamo comunque sofferto. Alla fine abbiamo ceduto un po', diciamo, i vecchi della squadra, abbiamo ceduto un po' col fisico, però abbiamo resistito alla grande. Mauro, questa sera mancava il portierone Mirone, è sostituito degnamente da Guida, hai sentito la mancanza onestamente? Di la verità, però sento la mancanza in qualità di amico, in qualità di componente border. Francesco è fondamentale, lui lo sa bene, tutta la squadra è molto legata a lui, e dedico Azzi, che approfitto per dedicargliela questa vittoria, visto che lui non ci crede mai. Dice che senza di lui siamo però nessuno. Stai sviando un po' la domanda, no, ha fatto la domanda Andrea ha giocato una partita fantastica, degna del miglior Mirone, addirittura degna del miglior Mirone. Sì, ha giocato benissimo, ha preso un gol alla fine, ma loro, come dicevo prima, hanno giocato, hanno calciato in porta. Quindi senza impegnarsi Andrea ha superato Mirone. No. Stai dicendo questo? Non l'ho detto questo, Paolo, lo state dicendo voi, quindi io spero che mercoledì ci sia di nuovo Francesco tra i pali. Nel caso non ci fosse, speriamo di trovare Andrea. Ovviamente stiamo scherzando. Ovviamente ci siamo, Francesco. Vuoi fare una dedica, Mauro, per questa medaglia? Allora, fra gli assenti, a Biondo, che è stato squalificato, secondo me, ingiustamente, faremo ricorso al palazzo con il nostro presidente.
presidente Bottoni, quindi la dedico a lui. Vediamo questo ricorso come va a finire, va bene? Salutiamo Mauro e gli amici del Borderline, ciao ragazzi.